Ha preso il via ieri sera alla Rocca di Riva la raccolta firme per la petizione popolare Salviamo il punto nascite di Arco, indetta dal Comitato Spontaneo di recente costituzione. L'obiettivo è quello di ottenere un ingente numero di firme per dare voce alla frustrazione e alla preoccupazione dei cittadini e dimostrare alle istituzioni competenti che fare un passo indietro è un atto di saggezza, soprattutto a fronte delle problematiche quasi quotidiane di cui parlano i fatti di cronaca. Era a disposizione anche una cartolina postale di protesta che ognuno potrà indirizzare al presidente della provincia Rossi e ai sindaci di Arco e Riva. Stefano Santorum, il presidente del comitato, e questa prima iniziativa sta avendo successo, questa prima raccolta firme. Le iniziative future che farete quali sono? Ma certamente adesso cercheremo di, oltre all'iniziativa di questa sera, che è solamente una presentazione alla comunità di quello che stiamo portando avanti come Comitato Punto Nascite, la prossima iniziativa sarà quella di cercare dei punti in tutti i comuni e in tutte le frazioni dove depositare i documenti a cui i cittadini possono andare per porre la propria firma e aderire al comitato. Oltre alla raccolta firme, avete altre iniziative in campo? Ma successivamente, anzi quasi sicuramente, metteremo in campo anche una raccolta firme online, questo per dare la possibilità anche alle persone che non hanno la possibilità di muoversi come magari hanno altre persone, di poter aderire anche tramite internet alla campagna. Abbiamo aggiunto anche il discorso delle cartoline che verranno poi inviate ai nostri referenti provinciali per indicare appunto l'adesione al comitato dei cittadini. Gianluca Frizzi è l'unico sindaco dell'Alto Garda che ha sottoscritto questa raccolta firme pro punto nascite di Arco. Sì, salve, io non potevo non essere della partita, visto che, come già detto alla serata dove si è discusso di questa problematica che tocca tutti, siccome l'ospedale non è né dei sindaci, né delle minoranze, né delle maggioranze, sì, l'ospedale è di tutti. E la mia mozione di dicembre era chiara, chiedeva semplicemente che fossero. Che fosse mantenuto il punto nascite per una serie svariata di motivi. Dopodiché io non posso solo rispettare le opinioni e le idee di tutti. Io però coerentemente con quanto espresso dalla mia maggioranza, ma soprattutto anche dalla mia minoranza, dunque, che sia la maggioranza, che sia la minoranza del Comune di Tenno, all'unanimità hanno votato questa delibera e io sinceramente, visto che sono il sindaco della mia comunità, non devo fare altro che portare avanti l'istanza datami dalla mia comunità, per non farla rima, all'unanimità, oltretutto. Dunque, non potevo non essere qui questa sera perché sennò sarebbe stata veramente una barzelletta. Concretamente, quante possibilità ci sono che il punto nascite venga riaperto? Ma il discorso del concretamente o non concretamente non esiste. Io penso che sia dovere di ogni cittadino fare tutto il possibile, quello che riguarda la riapertura del punto nascita, perché Arco è l'unico punto nascita che precedentemente aveva già tutte le qualità per rimanere aperto, è in garanzia anche, con già la garanzia anche della sicurezza. Quindi, essendo un'ingiustizia che è stata perpetrata ai danni di tutta la località dell'Alto Garda e non solo dell'Alto Garda, ma anche della Valle di Ledro, del Parco Bresciano del Garda e anche di tutta la Valle del Chiese, per noi è un dovere adesso portare avanti questa battaglia.